Un autogol dopo una conclusione di Omar Shipley all'inizio del recupero ha regalato la vittoria al Sulmona, sofferta ma importante contro la Torrese, che si è opposta degnamente alla capolista, creandogli parecchie difficoltà. Ospiti brividi Ampieri, biancorossi senza l'infortunato Proietti e gli squalificati Bernardo e Cammino. Sulmona offende con Scandurra, sostenuto da Fanelli e Cau. La Torrese con Pigliacelli e Pallitti. Proprio quest'ultimo all'inizio finisce a terra in aria, su di lui c'era Gasperini, scatena di Avezzano, assegna il rigore sotto le proteste dei locali. In effetti, rivedendo, Gasperini non tocca affatto Pallitti. Protesta il Sulmona per il rigore che non c'era. Siamo al settimo, dal dischetto Pigliacelli segna, ma il Sulmona protesta ancora perché l'attaccante Teramano rallenta la corsa e si ferma? Giudicate voi. Alla ripresa del gioco Scandurra colpisce la traversa ma viene fischiato l'offside. Al tredicesimo Scandurra appoggia per Calacampana, para di Giuseppe. Al ventunesimo i biancorossi pareggiano. Lancio lungo e preciso di Calacampana. Controlla autorevolmente Cau che si libera di Giuseppe e segna. Al 33esimo Calacampana su punizione costringe Di Giuseppe alla respinta. Tutto qui il primo tempo. Nella ripresa il Sulmona va in vantaggio. Ottavo minuto, angolo di Fanelli. Di Giuseppe allontana. Arriva l'olandese Brack che scarica una conclusione micidiale che scheggia la traversa e si insacca. Ottima coordinazione. Ottimo tiro, Sulmona in vantaggio. La Torrese poi resta in 10 per l'espulsione di Sal Sergant, che prima butta a terra Spigonardi e poi tenta con le mani di fermare Gasperini. Entrato nella ripresa, ammonito al quarto, viene espulso all'11esimo. Il Sulmona ha riacquistato coraggio. Al 13esimo la conclusione di Scandurra colpisce il palo. 2 minuti dopo Cau manda al lato. Momento buono del Sulmona, ma la Torrese trova il pari. Al 21esimo traversone dalla sinistra di Di Francesco, Pigliacelli di testa manda in rete, doppietta ed è 2-2. I tentativi del Sulmona con Calacampana, con Shipley, entrato alla mezz'ora al 35esimo e quello decisivo all'inizio del recupero. Diagonale dalla sinistra di Shipley, Melchiorre per non permettere a Cau di intervenire, tocca ed è autogol. Sulmona in vantaggio per 3-2. Al quarto minuto di recupero esatto, scatena fischia alla fine senza far battere la punizione alla Torrese. Vince il Sulmona, ma quanta sofferenza! Sì, una vittoria sofferta, ma io le avevo già avvisati i ragazzi che questa non è la squadra del girone di andata, perché questa è una squadra formata soprattutto nel reparto offensivo da giocatori importanti per la categoria. Sapevo che era una partita difficile, siamo stati bravi, e abbiamo un po' pagato lo sforzo di mercoledì in Coppa, però nel calcio ci vuole pure un pizzico di fortuna, forse oggi noi l'abbiamo avuto. E questo fa parte, secondo me, di una grande squadra, di una squadra di carattere. Che abbiamo fatto un'ottima prestazione, il pari ci poteva stare tutto, ecco. Chiaramente l'espulsione ci ha un po' condizionato, poi siamo stati bravi in 10 a raddrizzare un po' il risultato. Ci siamo difesi anche con ordine, poi loro erano una persona in più, però alla fine dispiace perché abbiamo fatto tutto noi, ecco. È stato un autogol sciagurato del nostro capitano, è chiaro che ha preso la palla lì in difficoltà, quindi dispiace, ecco, dispiace perdere perché non è la prima volta che riusciamo a che perdiamo ai tempi di recupero, ma sono soddisfatto, ecco, comunque la prestazione dei miei ragazzi.